per il lancio del fumetto di Sotomayor 10 TV. Ma che problemi hai? Vedremo mille cose da fare con il mio libro a fumetti, come usarlo come soprammobile, pareggiare il tavolo, guardarlo, ascoltarlo. Sì, ma non è per il motivo che ha detto te, questo è un altro motivo, questo è un altro discorso. Usarlo come copricapo. Esca. Ah, ok, scusi, esco. No, intendevo usarlo come esca. Farci amicizia. Ora tu sei il mio migliore e unico amico. Oh. E questo è il momento esatto in cui il suo cuore si spezza. Usarlo per rompere il ghiaccio. Oh, ho preso un libro. Ah, bene. Già. Usarlo per rompere davvero il ghiaccio. Testarci la teoria del piano inclinato. Sperimentare l'accumulo di polvere su di esso. Schiacciare le mosche e anche le zanzare. E anche chi ti sta sulle palle. Ma davvero vuoi elencare mille cose da fare con un libro? Usarlo per formulare 10 nuovi comandamenti. Per dividere le acque. Mangiarci sopra, mangiarci sotto, mangiarci tra. Rimorchiare. Ho letto addirittura un libro. Ah, bene, già. Usarlo per salvare il mondo. Volare, dare sfogo alla propria frustrazione. È in uscita il nuovo DPCM. Oh, ma non è possibile, di nuovo. Riscaldarsi. No, scusami, stai facendo davvero pubblicità al tuo fumetto bruciandolo? No. Proteggere l'umanità. Dalla lettura dei dati che abbiamo, se continuiamo così la nostra umanità si estinguerà. E beh, allora cambiamo lettura. Usarlo come arma. Ho la borsa alla vita. Ho un libro e non ho paura di usarlo. Ed io ho il film che è meglio del libro. Sì, ma la cultura cartacea fa più male. La cultura non fa mai male. Usarlo per costruire una casa. Per costruire un ponte. Tanto peggio di come sono. Capire le donne. Ah, no, no, quella non si può fare. Ah, e si può anche leggere. Non so se sono pronto per questa cosa. Regalarlo. Questo è per te. No, grazie, non leggo. Risfogare la propria frustrazione. Il vaccino fa bene. Fa male. Non farci niente. L'amore nel Vermont. Saltare la fila alle poste. Mangiarlo. Far finta di avere un qualche interesse e argomentazioni importanti da esporre ai tuoi amici. Ah, perché sai leggere? Ririsfogare la propria frustrazione. Il vaccino fa male. No, fa bene. Farci una rapina. Questa è una rapina. No, quello è un libro. Usarlo come scudo umano quando la tua ragazza scopre l'identità di Jessica Calcetto. E 960 flessioni. Sì, ma così non vale. Siete tutti impostori e disponibile online su Amazon, IBS, i siti Mondadori, le librerie dove vendono i libri, librerie dove vendono le barbabietole da zucchero e dai rivenditori ufficiali della Sotocrema. Acquistatelo prima di subito. Avada Kedavra!